Buon pomeriggio a tutti, edizione del lunedì del TG di newsmarket.it, oggi lunedì 10 settembre. Iniziamo come facciamo sempre dando uno sguardo alle principali notizie dall'Italia e dal mondo. Alcoa, la protesta degli operai a Roma per il lavoro, vertice al Ministero e corteo, momenti di tensione. L'Istat taglia dato del PIL del secondo trimestre da meno 0,8% a meno 2,6% annuo, è il peggiore dalla fine del 2009. Incidente in montagna, morto un alpinista in Friuli Venezia Giulia, la vittima è un croato, il capo della stazione di soccorso alpino Varazdin. La campagna di Obama raccoglie 114 milioni di dollari ad agosto, per Romney 111 milioni. E dagli Stati Uniti andiamo nelle Marche, la nostra striscia regionale. La polizia interviene per una lite in famiglia e scopre della droga a Castel di Lama, il padre picchiava il figlio. Presentata questa mattina la prima International Summer School on Aging all'IRCA di Ancona, specializzandi da tutto il mondo. Camera mortuaria di Fano, posti esauriti, una salma trasferita a Fossombrone, lo scandalo denunciato dal consigliere Danna. Paralimpiadi di Londra 2012, ancora una medaglia per le Marche, l'argento è di Giorgio Farroni. Adesso abbiamo un collegamento, ci colleghiamo con Maurizia Gregori dalla redazione di Radio Conero, quindi di Ancona. Sentiamo le ultime da Maurizia. Le notizie dalla redazione di Radio Conero si è concluso con un arresto, 10 denunce a piede libero e una segnalazione per uso personale di stupefacenti, un servizio straordinario di controllo del territorio di Falconara Marittima. Liberiamo la festa del mare dai tir, è l'annuncio dell'assessore alla sicurezza del comune di Ancona, Roberto Signorini, dopo l'evento di ieri che ha visto una grande partecipazione. Gli ospiti di oggi a Presa Diretta, la trasmissione di Radio Conero, Andrea Nobili, assessore al turismo, Ludovico, Scortichini, membro del Consiglio di Confindustria Ancona, esperto di marketing territoriale, e Stefano Foresi, presidente della seconda circoscrizione. La trasmissione è riascoltata in podcast su radioconero.it. È tutto. Abbiamo già ascoltato le notizie della nostra regione, ma adesso ci colleghiamo con Chiara Principi per andare ad approfondire alcune di queste o per sentire se ci sono novità. A te la linea, Chiara. Grazie per la linea. Conferenza stampa questa mattina dall'assessore all'ambiente della Regione Marche, Sandro Donati, sulla situazione delle centrali biogas nella nostra regione che fanno molto discutere. Allo stato attuale, ha detto l'assessore, sono stati autorizzati 20 impianti di biogas dislocati nelle diverse province, Pesaro, Ancona, Macerata e una sola a Fermo, mentre sono state sospese le autorizzazioni che riguardano Monsano e Potenza Picena. Per quanto riguarda gli impianti a biomasse su tutto il territorio regionale sono 10. Maggiori informazioni nel nostro sito www.newsmarche.it nelle prossime edizioni del giornale radio di Radio Arancia Network. È tutto. Bene, siamo tornati in studio e dopo un weekend di bel tempo vediamo se continuerà il trend positivo anche domani, martedì 11 settembre. Lo facciamo innanzitutto andando a guardare le previsioni del meteo nazionali. Per martedì 11 settembre il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, con clima caldo, specie in pianura. Lungo le Alpi e nelle zone interne appenniniche del sud attendiamo addensamenti con rovescio temporali, locali anche sul Piemonte. Al nord cieli poco nuvolosi al mattino, con aumento di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio lungo le Alpi. Rovescio temporali possibili in serata anche sulle aree pedemontane del Piemonte. Temperature vicine ai 30 gradi sulla Val Padana. Al centro cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio, con aumento di nuvolosità irregolare nel pomeriggio nelle zone interne. Tuttavia non sono attese precipitazioni degne di nota, al più isolati rovesci sul settore laziale.
venti deboli, variabili e temperature ancora intorno ai 30 gradi nelle zone di pianura interna. Al sud, sempre soleggiato sulla maggior parte delle zone di costa e di pianura. Tuttavia, nel pomeriggio sono attesi addensamenti anche estesi sui settori appenninici, soprattutto sull'area calabro-lucana, con rovescio temporali. Temperature ancora estive, sopra la media. Molto bene, questo era il quadro nazionale, ma adesso andiamo a vedere, grazie alla nostra grafica, la situazione nella nostra regione. Cielo sereno, poco nuvoloso, domani martedì 11 settembre, le precipitazioni assenti, venti al mattino deboli o molto deboli in prevalenza occidentali, appena più decisi da nord nel pomeriggio. Le temperature sostanzialmente stabili, le minime tra 15 e 19 gradi e le massime tra 27 e 30 gradi. Quindi un quadro stabile nella nostra regione e abbastanza uniforme con, come spesso accade, una temperatura sostanzialmente leggermente più alta nel sud delle Marche. Benissimo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi di newsmarche.it è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione.